This is not a commercial radio. This is a rock and roll radio. Stay tuned for more rock and roll. Molto bene, quella. Caro Raimo, siamo tornati in onda dopo due settimane. Sì. Questa tra l'altro sarà l'ultima puntata senza Lucio, perché dalla prossima volta tornerà anche lui. Sì. Però per, diciamo, chiudere in bellezza il mese di aprile abbiamo degli ospiti molto graditi. Sì, hanno suonato al Babalù l'altra sera. Come supporto dei Crawler. No, hanno suonato insieme. Crawler hanno suonato sì. I God. Oh, e quindi grandi applausi. Avrei anche gli applausi delle fighe da qualche parte. Eccoli qua. Allora, ragazzi, tra l'altro, voi eravate già stati i nostri ospiti 2 anni fa. Esatto. Però, giustamente, visto che è passato un po' di tempo, reduci da svariati e infiniti concerti, è meglio fare un ripassino e quindi farvi ritornare. Yes. Beh, giusto. Allora, visto che il server fra un po' scoppia, che abbiamo un sacco di ascolti, allora, io direi, per chi non vi conosce, per quei pochi che non vi conoscono, perché comunque siete molto, molto famosi, ti sono andato anche alla Festa dell'Unità, alla Birroteca, cos'era, l'anno scorso, 2 anni fa? Nel 2012. E l'ultimo concerto è stato quello al Babalula. Esatto, un mesetto fa. Ok. Io appunto direi a chi non vi conosce di presentarvi, dire un po' chi siete e cosa suonate. Ok, parto io. Allora, noi siamo i God. Sì. Siamo nati nel 2009. Io sono Nick, il cantante e chitarrista. Ok. Noi siamo in 4 e passo la parola a... A me, che sono Stefano e sono il bassista. Sì. Alla mia sinistra... Io sono Richard, sono il batterista. Ok. Tommy, il chitarrista compositore. Oh, tra l'altro, uno giustamente che non vi ha mai sentiti chiederebbe: come mai questo nome? Beh, è una domanda che ci fanno in tanti, sinceramente. Che tra l'altro non è God, ma è G-O-D. Sì, si scrive come fosse un acronimo, quindi con i puntini, però si pronuncia God in ogni caso. Ok. Dovevamo cercare un nome che sparasse in alto e abbiamo preso il più grosso che potevamo. Oddio, diciamo che si punta a essere più famosi di Dio. Ok, un po' come i Beatles. Bravo, pensavo mi dicevi i Bee Gees. No, va bene, quindi voi ragazzi dal 2009 che suonate, vi siete conosciuti in che modo? A scuola? Siete riusciti da diversi gruppi? Allora sì, io e Tommy ci conosciamo da quando siamo nati. Ok. E insieme a Ste abbiamo, io, Tommy e Ste abbiamo fondato appunto la band nel 2009. Con il Vichingo Moro qui alla mia sinistra, sì. ci siamo conosciuti al liceo, artistico, e durante, diciamo, quegli anni, le ore di arte, assolutamente, e abbiamo deciso di fondare questa band. Più tardi, dopo un paio d'anni, abbiamo avuto il primo vero grosso cambiamento nella band, quindi abbiamo cambiato il batterista ed è arrivato Mr. Richard. Oh, e questa è la formazione. Ormai praticamente quella, sì, proprio, diciamo, effettiva. Abbiamo trovato la pace dei sensi. Va bene, da quanto avete questa formazione? 2012. Sì, da quando è uscito il nostro primo CD. Va bene. Tra l'altro, il vostro, diciamo, la vostra passione per questo tipo di metal, da cos'è che nasce, diciamo? Passione in comune, infatuazione. Ma diciamo che siamo sempre stati tutti dei metallari, cioè almeno io non conoscevo Nick, Tommy e Ste prima appunto di entrare nella band. Sì. Però già di mio ero un metallaro, ascoltavo metal da mattina a sera come già facevano loro. Anche se io ascoltavo metal un pochettino più frocio rispetto a quello che ascoltano loro. C'è da puntualizzare da questa cosa. Il ragazzo qui alla mia destra lo conoscevate già? Magari frequentatori della fumetteria. Raimond è il numero uno. Raimond è il numero uno, è un'istituzione a Crema. Ah! Eh beh.
E tu, Raimo, cosa ne pensi? Sei lusingato? Sì, sono lusingato. Bella storia, bella storia, bella storia. Che tra l'altro tu eri in prima fila a sentirti, sì, al Babalula. Sì, sì, con le mamme tutte sconvolte. Ah, c'erano le mamme sconvolte. No, le mamme. Eh sì, perché c'erano le mamme sconvolte. Vostra madre, non so, io ero anche sconvolto, tu con i capelli sciolti, che mi saltava la bestia. Ma tu consolavi le nostre mamme. Questa cosa non è che ci piace più. No, no, però ero spaventato, dico, perché ero una bestia, insomma. Eri un po' come Stifler. Sì, vero? Eh? Vabbè, che cane. No, io chiedo, io okay. Chiedo. No, ero lì che pogavo da solo, facevo. Va bene, va bene. Tra l'altro, giustamente, avete detto che nel 2012 avete fatto uscire il vostro primo lavoro. Esatto. Che si intitola? Genus Ordinis Dei The Middle. Ok, allora. Nome breve e conciso, insomma. Sì, volevamo essere chiari. Giusto, perché questo mi ricorda quando eravate venuti nel 2012 che avete parlato di quest'album. Era marzo, mi sembra. Mm-hmm. Non mi ricordo se era già uscito o stava per uscire. No, stava per uscire in realtà, secondo me. Non era ancora stato stampato, se non sbaglio, però. Sì, perché è uscito a maggio, alla fine. Ok, è un lavoro dove cantate in italiano e in inglese? In inglese, da sempre, abbiamo sempre mai preso in considerazione la possibilità di cantare in italiano. Molto bene. E i testi di cosa trattano? In generale? Ma le tematiche sono, diciamo, trattano temi epici, anche se vogliamo romantici, comunque riferiti alla storia e ai concetti biblici. Comunque sono una reinterpretazione di quello che è la storia della Bibbia. Per quanto riguarda il nostro primo album, che è un concept album, appunto parla tutto di questa rivisitazione della Bibbia. Un po' tra la Lucas, George Lucas e la Dan Brown. Ecco. Una rivisitazione, dato per rendersi un po' giusto per vendere, no? Va bene, va bene. Allora, un'altra cosa che volevo chiedervi, appunto, noi siamo partiti con un vostro pezzo. Yes. Che era? The Fall. The Fall. E di cosa parlava The Fall? Allora, la caduta del diavolo, diciamo. Ah! Di Lucifero, cioè il momento in cui Dio caccia Lucifero e lui cade in quello che poi diventerà l'inferno. Tipo, caro Raimond, il paradiso? Terrestre, no. Per? Perduto. 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 Oh. Giusto. Sì, ah, sì, okay. Diciamo che è molto simile, se vogliamo. Comunque prendiamo spunto anche da quello, dal paradiso perduto, ma da anche altre, diciamo, no, non vorrei dire romanzi, comunque leggende, storie. Mm-hmm. Ok. E questo lavoro da quanti pezzi è composto? 10 pezzi. E The Fall è il numero? È il numero 2. Si apre con una introduzione orchestrale, per un'overture. Il primo vero pezzo, diciamo. Ok, quindi ottima scelta averlo messo come primo. No, l'orchestrale introduce a quello che è l'album. C'è sempre questa, per ricordare gli ascoltatori, è molto importante la parte introduttiva orchestrale. Che sembra tutti di solito quando c'è il CD, no? Bello, 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 3 secondi, cambi traccia, si skippa la traccia. E invece serve perché introduce all'atmosfera delle tracce successive. Esattamente, fondamentali, brutto bastardo. Ecco. Molto bene. Allora, caro Raimond, io direi di stemperare, mentre abbiamo uomini nudi, esatto, sul computer. Allora, io stempererei questa atmosfera mettendo altri due pezzi. Uno e un altro pezzo di God, che è Ghost Wolf. Sì. Dopodiché ci sentiamo un pezzo che piace ai God, che è Black and White. È di Shake Well Before. E dei nostri cari amici Shake Well Before. Sono ragazzi italiani o? Sono italiani. Dove sono? Di Genova. Genova. Ah, Belin. Tranne uno che è di Belin. Belin. Era anche quello più pazzo di tutti. Molto bene, avete suonato con loro per caso? Sì. Va bene, va bene. Allora ragazzi, ci sentiamo fra poco, ci sentiamo queste due tracce. Bene! Vai, vai! Oh, caro Raimond, beh, siamo tornati in onda. Madonna, questa qui. È tipo Sepultura, no? Sepultura? No, Sepultura, i primi vecchi album. Ma no, Raimond, dovevi dire che comunque ti era piaciuta di più la prima delle due canzoni. Infatti, vabbè, ho una cazzata. Bravo, ho detto solo, non è che mi piaceva. Non piacciono tutti, cioè, comportati. Comportati. Allora, cari ragazzi, un'altra cosa molto importante che volevo chiedervi è: come è possibile contattarvi? Sui social. Dov'è che vi trovano gli ascoltatori? Allora,
Vai, allora, sui social abbiamo comunque una pagina Facebook. Sì. Che è, si chiama proprio God Official Page. Sì. Ovviamente basta ricordarsi g.d. Sì, se no puoi scrivere facebook.com/godmetalband. Esatto. Ok. Poi siamo anche su Twitter, sicuramente. Sì, lo usiamo, non lo usiamo dal 2013, vado tranquilli, scriveteci pure lì. Twitter anch'io. No, il sito più che altro. Esatto, e poi abbiamo il nostro sito che è www.godmetalband.com. Molto bene, quindi avete tre, diciamo, accessi per chi vuole... Oltre al channel di YouTube, che è sempre God Metal Band. Ok, dove tra l'altro avete, diciamo, oltre ai pezzi avete anche proprio dei video. Sì, esatto. Sì, certo. Poi vabbè, oltre a YouTube siamo comunque anche su Spotify, su Google Play, puoi comprare l'album su Amazon. Ah, dove molto bene. Comunque. Altra cosa importante, l'album, dove lo si trova e quanto costa? Allora, lo troviamo su iTunes, su Amazon. Sì, si può comprare la versione digitale e attualmente invece la versione fisica è esaurita. Il primo stock di stampa l'abbiamo finito l'ultimo live, quindi attualmente non è disponibile. Ok, però ci sarà una ristampa, credo. Sì, è possibile, però con gli ultimi avvenimenti che stanno succedendo per la band non sapremo ancora che tipo di fine farà quest'album una volta trovata l'eventuale etichetta. Tra l'altro, l'album, dove l'avete registrato? Allora, è stato un po' un'odissea. Qualcuno, Tommy, vuoi parlare tu? Prego, prego. Allora, vi avevo accennato prima che abbiamo cambiato batterista, no? Solo che il nostro primo batterista era anche il nostro, diciamo, fonico. Abbiamo fatto la prima parte del CD all'Earth Ground Studio. Il nostro amico Giorgio di Marino. Dove? Quello di Sabbioni. Ah, proprio qui a Crema, ok. Era il nostro, anche il nostro batterista. Ah, era proprio lui. Solo che a metà del progetto, insomma, ci ha abbandonato per motivi personali, suoi, lavoro e cose varie. E quindi abbiamo anche smesso di registrare da lui. E quindi avevamo, cosa avevamo? Le chitarre e le... Avevamo praticamente tutto, mancavano le voci. No, mancavano le voci e le batterie. Le batterie. E per giustamente le batterie non le abbiamo registrate perché lui non c'era più come batterista. E niente, siamo andati a finire il mix, registrazione delle voci e delle batterie e il mastering da Tommy Dell'Olio. Okay. Grande Tommy, vicino, esatto, che è vicino di casa del Raimo. Il nome TNT Studio. Esatto. Il Recording Lab, esatto. TNT Studio Recording Lab di Tommy Dell'Olio. Secondo noi un grandissimo lavoro, soprattutto qualità, prezzo, efficienza dalla Madonna. Sì. Anche mio maestro di chitarra, quindi lo saluto, lo stimo tantissimo. Numero uno. Quindi applauso. Applausissimo. Anche delle fighe. Anche applauso da parte delle fighe. Soprattutto quello delle fighe. Ok. Che ho interrotto. Che le fighe tra l'altro sono negli studios, ma applaudono a comando. Applaudite. Basta. Qua ragazzi, poi non vi dico, cioè, poi vedete il video, una marea di figa qua che viene fuori, esatto, dal tavolo. Ottimo passaggio, perché questa intervista è tra l'altro anche filmata. Sì, filmata tra l'altro da un grande amico del Rai. Da grande amico Casa Grande. Esatto, bel gioco di parole. Allora, il profilo Thrasher di YouTube di Simone Casagrande è video indipendente. Comunque, appena il video sarà in rete, vi spammeremo l'anima per farvi presente che c'è in rete il video. Vi ricordo che c'è un sacco di figa. Esatto. Soprattutto. Che salutiamo. Ecco. Allora, un'altra cosa che volevo chiedervi, appunto, abbiamo parlato del live che avete fatto nel 2012 a Ombrianello e dell'ultimo live che avete fatto al Babalula. Altri live che ricordate con affetto, live dove vi siete scassati, dove siete menati con altri gruppi, i live che ricordate di più, insomma, allora, più curiosi, insomma. Tocca a me. Vai, allora, parla tu. Ce n'è uno in particolare che ricordiamo proprio con grande affetto. Quando siamo stati questo settembre scorso, abbiamo fatto un tour di 10 date che poi, sì, per controversie alcune sono state tagliate. Vabbè, lasciamo perdere. Discussione che possiamo evitare. E Lucas, mi devi ancora 50 euro. esatto. No, ne abbiamo perso qualcuno, esatto, per problemi di organizzazione.
ed è stata l'ultima data che abbiamo fatto in Belgio, tra l'altro data fantastica, che siamo stati ospitati da una famiglia d'Europa. Salutiamo, credo. Luca e i Valeri e tutta e anche i figlioli, anche i figlioni. Ah, no, perché è stato bellissimo, perché dopo che abbiamo suonato fondamentalmente ci siamo presi un day off a casa loro, dove siamo andati a spaccarci di birra nei peggio locali. Sì, ma perché il furgone era rotto di Rusler. Sì, va bene, lasciamo perdere. Lasciamo perdere le disavventure, le parolacce in fiammingo, esatto. E ci hanno insegnato veramente tutte le parolacce in fiammingo. E ovviamente noi abbiamo, diciamo che abbiamo ricambiato e abbiamo insegnato loro come si parla italiano. Una serata memorabile. È stato un Erasmus di un certo tipo, insomma. Di un certo livello. Scambio culturale. Cusmin Clote. un dialogo tra premi Nobel, insomma. No, insomma, questo locale, tra l'altro, siamo stati accettati benissimo in Belgio. È stato alla facciaccia della Francia, vorrei dire. Posso dirlo? Intanto voi non potete vederlo, ma c'è alla facciaccia dei francesi. Infatti. Intanto voi non potete vederlo, ma c'era Monticelli, il Toma, che stava facendo per i non udenti Cusmin Clote, cosa significa? Che caro Raimond, cosa vorrà dire Cusmin Clote? Ah, non lo so, io sono tedesco. Suca. Ah, grazie. Esattamente. Grazie, molto gentile. Come umano, signore. Come umano. Va bene. Allora, a questo punto io passerei ancora a un altro blocco. Molto costino. Allora, cari God, che canzone vorreste proporre adesso? Noi qui abbiamo Roots and Idol of Cement. Sì, ci piace. Dai, ci piace. Ok. Yeah. E poi che altro pezzo metto? The Modern Age Slavery. Esatto. Va bene, allora ci sentiamo questi due e dopo ritorniamo. Yeah. Ciao Reynolds. Yeah. Eccoci tornati. Pezzettino mega lento, no? Pezzo da Mazurka. Pezzo da Mazurka. Da Mazurka. Siamo in diretta noi, eh. Sì. Sì, È pezzo da Mazurka. No, siamo in diretta e quindi sono le 21:44. Questo per sfatare ogni dubbio che siamo in replica. Qua è tutto rigorosamente in diretta. 3-0 per la cos'è che Real Madrid. Per il Real Madrid 3-0. Vogliamo dire, facciamo una scena sportiva, diciamo. No. Scena sportiva. 3-0. Vince 3-0 Real Madrid a Monaco. Va bene. Ma non parliamo di calcio. No, non parliamo di calcio. Parliamo del futuro dei God. Allora, okay. Cari ragazzi, abbiamo parlato prima dei vostri concerti che voi reputate i migliori. Adesso vi vorremmo chiedere quali sono le vostre prossime uscite. Allora, bella domanda. Circa ormai un annetto fa stavamo cominciando a comporre nuovi brani e sì. Ci è arrivata la chiamata di un noto personaggio all'interno della musica in Italia di cui non si può fare il nome, Fabrizio Scotti. Sì, fratello di Jerry. Esatto. No, comunque che ci ha, diciamo così, indirizzato e fatto conoscere alcuni cari ragazzi abbastanza simpatici, tra cui Marcone dei Lacuna Coil, il bassista dei Lacuna Coil. Ah. Con cui abbiamo collaborato per la nuova uscita del nuovo EP dei God. Lui con Marcone, appunto, da produttore artistico. Ok. Marcone, che oltre ad essere il bassista della Conacol è anche il mastermind dell'omonima band, quindi sono da 20 anni. Sì, è lui che scrive i pezzi. Sì, la band è la band la Cuna Coil, ovviamente. È stata una bellissima esperienza perché poi, tra l'altro, abbiamo potuto collaborare con un produttore e un fonico svizzero di nome Jonas Macullo, che ha il suo studio in Svizzera. Sì. Siamo andati là una decina di giorni e abbiamo registrato i 5 pezzi che comporranno il nuovo EP. E le abbiamo finite le grampe. Le abbiamo finito ovviamente tutte le grampe artigianali buonissime che ci ha gentilmente offerto. E adesso con questa nuova crew, quindi con il nuovo produttore, sia dal punto di vista esecutivo che artistico, il nuovo manager, stiamo cercando di andare in stampa con questo nuovo EP per poi trovare un eventuale contratto con un'etichetta, un'agenzia e quant'altro, per poi partire a mille. Molto bene, avete già in mente un'idea per quanto riguarda il titolo? Allora, ecco, il titolo sinceramente non è ancora stato scelto, non sappiamo neanche se ci sarà, perché non possiamo dire nulla ancora nell'effettivo, ma è possibile che avverranno alcuni cambiamenti, non grossissimi, ma comunque neanche troppo piccoli all'interno del concetto della band. Diciamo che probabilmente, a livello sì, probabilmente il nome dell'album sarà il nome
della band. Sì, esatto, esatto. Stiamo comunque ancora una volta valutando come concludere questa, questa cosa. Stiamo parlando, perché stiamo... è tutto pronto, manca solo il titolo, in effetti. Quindi sì, tutto dipende un pochettino da quello che risponderanno le etichette. Cioè è un EP che non uscirà per il pubblico, ma semplicemente una stampa alla fine di inviare tutti i package alle etichette, alle agenzie. Sì. È possibile che poi, in base a quello che loro risponderanno, alcune cose verranno più o meno cambiate. Ah, ho capito. Parlando in generale, entro quando, diciamo, verrà l'EP portato alle varie etichette? Noi siamo abbastanza scalpitanti, direi. Dire una data precisa è impossibile, perché adesso stiamo anche, diciamo, giustamente mettendo tutto nero su bianco. La burocrazia, che è una rottura, cioè infine lunghissima, super esatto. Comunque è un passaggio obbligato e importante da fare. In ogni caso, io credo che per quest'estate, ci sia, avremo stampato e cominceremo a inviare. Anche perché adesso comunque si stanno occupando del mixaggio, esatto. Meno male. Quindi sì, va bene, quindi si tratta di qualche mese, non di più. Sì. Tanto salutiamo le nostre bimbe, Fabrizio e Jonas e Marco. Esatto, Marcone, che ci vogliono tanto bene. E quindi applauso. È stata una bella esperienza comunque lavorare con un professionista nel settore, comunque una persona che fa questo di mestiere da 20 anni, ha girato il mondo, è stato veramente bello. Molto bene. E per quanto riguarda le vostre future uscite? Come live? Sì. Ma se qualcuno qui in Italia ci invitasse, noi saremmo ben contenti. No, allora, a parte le provocazioni, abbiamo in ballo un concerto nell'immediato, nel prossimo mese, dove alcuni nostri conoscenti stanno, e amici anche, stanno organizzando un motoraduno. Ci hanno invitato per essere da headliner per quella serata lì. Dovrebbe essere in Zano, se non sbaglio. Zano, vai! Qui vicino, quindi. Nord, cioè, e poi stiamo trattando per una data vicino a Milano. Ok, va bene. Allora, io a questo punto sentirei un altro vostro pezzo. Io qua ho World of God. Possiamo cambiarlo? Sì, io qua ne ho due. Ho World of God e ho The Beast Astray. Ecco, quello lì il nostro mastermind è più contento se lo mette. Ok, allora mettiamo subito The Beast Astray. Anche perché c'è un motivo. Sì. Perché The Beast Astray sarà contenuto poi nel prossimo EP. Ovviamente è stato leggermente modificato. No, beh, diciamo che è stato. Gli è stata data una spinta in più. Diciamo che Marco ci ha messo le mani e l'ha reso un bel pezzo. No, del vero. Abbiamo registrato il pezzo un anno e mezzo fa, sempre nel Earthground Studio. Il nostro caro amico Giorgione. Bella Gio. Vaffanculo bastardo. Però detto questo, ci sta, è venuto molto bene, siamo molto contenti di quello che è uscito. Poi dopo abbiamo dovuto registrarlo in altre sedi, in altri modi, rivisitato. Però questa versione che vi facciamo ascoltare adesso è la prima versione registrata nell'Earthground Studio, secondo me molto... molto interessante, molto bella e funziona molto bene, e quindi merito a Ergan Studio, che comunque ci è stato vicino nei momenti di difficoltà, ci ha sempre aiutati. Esatto. Va bene ancora. Dopodiché ci sentiamo i The Sars con This Plug Called Love. Yeah. Che vuol dire, caro Raimond? Non so. Non lo so. Vuol dire, dai. Dai, This Plug Plug Plague Preghiera, no? Valentino Rossi. No, cos'è? Plug! Dai! Questa piaga. Piaga. Chiamata? Amore. God. God. Questa piaga. Amore. No. Tra l'altro io vorrei salutarli, The Sours, che sono nostri cari amici, ci seguono da un casino, tra le altre cose. Di dove sono loro? Sono una band metalcore di Perugia. C'è scritto The Sours. The Sours. The Source, se no poi call it love. The Sour, sono di nuovo. The Sauge. Ah, ok, sì, allora. The Sauge. Oh. Va bene, li facciamo salutare anche da Raimond. Va bene, dopo di questo pezzo ci risentiamo per i saluti. Bene! Eccoci. Allora, sono le 21:59. Dopo di noi non ci sarà 11 piccoli indiani. No, siamo solo noi. Condotto da Ambravari e Brabrusco. E Berlusco. E da Brusco. Da Brusco, ah, ok.
No, ci sono i frammenti rap. A rappa. Okay. Quindi, visto che c'è anche Vincenzo, capiamo, chiudiamo. Darci una mossa, no, cimena. Voi cari God non l'avete ancora visto, lo vedrete quando uscirete. Allora, io a questo punto, vabbè, voglio ringraziare i God che sono venuti qui da, qui da noi. Grazie a voi. Facendoci chilometri, assolutamente. Allora, io ricorderei ancora una volta i vostri recapiti per quanto riguarda la rete. Ok, sito internet www.godmetalband.com. Sì. Oppure Facebook www.facebook.com/godmetalband. Ok, quindi appena ci saranno novità, naturalmente anche qui a Radio Croda vi sponsorizzeremo. Grazie. E ok, allora voi volete ringraziare qualcuno, non lo so, qualcuno che vi ha aiutato durante le vostre... Io un ringraziamento lo vorrei fare. Sì. Volevo ringraziare Randy Blythe, il cantante dei Lamb of God, per qualcuno lo conoscesse. Grazie. Grazie Randy. È un grande Dio. E Gio Di Maio? No. Gio Di Maio, grande Gio Di Maio. Ah beh, ovviamente ringraziamo Fabrizio Scotti. Che è il nostro manager, quello che caccia la grana teoricamente. E quindi teoricamente. Sì, perché. Va bene, allora direi applausi da parte delle fighe. No, vabbè. Sono per te, Fabri. A parte gli scherzi, vabbè, abbiamo tutta la produzione da ringraziare, che sono Fabrizio Scotti, Jonas, che è il nostro fonico, come abbiamo detto, e poi caro e produttore esecutivo. Beh, ringrazierei voi che ci avete invitato. Voi che ci avete invitato. E grazie. Marcone dei Lacuna Coil, che adesso è in tour e so che gli manca la cucina italiana perché lo sentiamo abbastanza spesso. E caro Scotti, se non cacci la grana, headshot totale. No, che poi sta male. Non posso tagliare e portarmelo. Questo lo dobbiamo tagliare. Sì. E bisogna chiedere al fonico, al presidente della radio. O se no, ho anche questa. Questa qua è più da reggae, che sì, lo usa sempre Armando. Allora, va bene. Tra l'altro, questa puntata ricordiamo che viene registrata e appena un attimo di tempo la metto su Mixcloud. Infatti volevamo ringraziare anche il cameraman. E poi c'è anche la puntata, esatto, giustamente, che viene registrata tramite video e sarà sul canale video indipendente di YouTube. Allora, caro Raimond, dopo di noi abbiamo detto... Esatto, e spammeremo. Appena saranno pronti, non preoccuparti, caro ascoltatore, che spammiamo l'impossibile. Allora, domani cosa ci sarà, caro Raimond? A Macroda. Condotto dal Ciuffo. Da Ciuffo, che non c'è più. C'è Marco Vitali. C'è Marco Vitali. Vitali. Chi è Marco Vitali? Uno nuovo. Non lo so. Marco Viviani. Viviani, vabbè, uguale. E poi c'è Bravi. Bravi ragazzi. Bravi ragazzi. Chi sono i bravi ragazzi? Stefano Zacchinelli. Zacchinelli, nuovo anche lui. Ah, ma fa ancora un programma, Stefano? Certo, sì, certo. Fa il programma ogni Claudio, due benissimo. Mercoledì. Infatti, caro Raimond, spiega a Richard che programma è Bravi Ragazzi. È boh. Sketch, musica e espressione. Vabbè, ci sarà Ste che dice cazzate, fondamentalmente. Sempre, sì. È un programma molto simpatico, molto giovane, condotto da quattro astri nascenti. L'ho già detto prima. Che sono, ripetiamolo, sì. Claudio Begnis. Che però Claudio Begnis è andato via. Ma mica se ne va, sì. Infatti. Dove è andato? Ma che ne so. È andato in In? In Uganda. In India. In India. Ing? Indonesia. Indonesia. Ing? Inghilterra. Lui. Mica, ma che cazzo c'ha tutti in Italia? C'è anche il Boz, c'è quello dei Sox, c'è il Cavanova. C'è anche Willy Froch. No, chi è Willy? È gay, transessuale. Ma non è transessuale, no. Vabbè. Com'è che lo conosci questo? È perché si placciaca, rompe i coglioni. Ah, ok. Scusami, è venuto anche l'altra sera. Ma è venuto anche l'altra sera, non mi piace. Ma rompere i suoi o rompere i tuoi? No, a tutti. Vabbè. Poi giovedì 1 maggio, grande grigliata. Chiuso. Ah, sì, no, poi quindi... siamo tutti qua. Magna. Siamo tutti qua, magna. Faremo anche una ghost. Venerdì niente. Nulla. E sabato c'è ora. Ora d'aria, è giunta l'ora. Ora d'aria, che è condotta dai presidenti. Da Biscardi? Sì. Che non dico la cazzata, no? Davide Granata? Sì, che ci ha aperto oggi. Oggi. E Davide. Ci ha aperto, nel senso che ha aperto la porta. Davide Cravaggi, Uragnè Cravaggi. No, nessuno dei due. No, basta. C'è Gabbo, Gabini. Gabini, va bene. E poi dopo c'è Cloba. No, domenica non c'è perché io e Miori non ce ne voglio. Niente, allora andata a pigliare al culo e ciao. Allora adesso per salutarci ci ascoltiamo l'ultimo pezzo che abbiamo qui dei God, che è World of God.
E poi ci sentiamo Southern Red. Ok, okay, certo. Grazie mille. Va bene, grazie a voi. Ciao, ciao a tutti. Ci vediamo fra due venerdì. Ciao, ciao, ciao. Ciao.